cantiere aperto è una delle iniziative a cui io tengo di più da quando sono alla sovrintendenza, perché è importante nel senso dell'accountability, cioè di dare conto ai cittadini di quello che è il nostro lavoro, di quello che facciamo, di come investiamo i nostri fondi. In questo caso c'è stata una collaborazione molto stretta con l'Università di Teramo, che ci ha dato proprio la possibilità di aprire un sito che è di loro proprietà, e la collaborazione con il FAI, che ci aiuta nelle visite, visite che altrimenti non avremmo potuto garantire, perché appena aperta le prenotazioni già abbiamo il sold out, quindi si vede che c'è un forte interesse. La cosa che mi ha fatto piacere arrivando qui è che mi è stato chiesto quando lo riorganizzate, che non ho fatto in tempo a prenotare il mio sito, la mia visita, quindi evidentemente dovremo organizzarci, c'è un forte richiamo all'archeologia. Per me l'aspetto fondamentale è capire la metodologia, come si arriva a conoscere, come si scava, che cosa si fa. È questo che abbiamo proposto, non semplicemente una visita tecnico-scientifica che ci racconta il sito, ma una visita che ci fa capire come lavorano gli archeologi, come lavorano i restauratori, come lavorano gli antropologi. Si tratta di un team multidisciplinare che insieme collabora con delle fasi ben precise, con delle attenzioni, un lavoro certosino che serve a fare in modo di poter ricostruire la nostra storia senza danneggiare nulla.